Alcune monete sullo zerbino d'ingresso della cooperativa Fanin a Fornaci di Barga con la scritta «Prendetevi anche questi». Hanno protestato anche così i lavoratori della Coop, scesi in sciopero per 8 ore contro la richiesta dell'azienda di proseguire con il taglio del 16% sugli stipendi, stabilito nell'accordo dell'agosto scorso, e contro le voci che parlano adesso di 11 esuberi. I lavoratori ed i sindacati contestano il fatto che l'azienda, per tentare di risolvere la crisi, abbia pensato solo di chiedere sacrifici ai propri 90 dipendenti, senza intraprendere altre iniziative. Tanto che, dicono i sindacati, come era prevedibile, i problemi non sono stati risolti. L'azienda nel frattempo non ha fatto un piano industriale, non ha pensato e neanche proposto degli investimenti, della riorganizzazione del lavoro. Ha soltanto detto che per continuare ad andare avanti i lavoratori devono continuare a fare sacrifici e a ridursi lo stipendio e anche i diritti. È chiaro che è una posizione che noi non possiamo e non vogliamo accettare. Ci auguriamo che lo sciopero faccia riflettere i vertici dell'azienda, hanno concluso i rappresentanti sindacali. Alla protesta hanno aderito in segno di solidarietà anche una delegazione dei lavoratori KME di Fornaci e di Polo Nautico di Viareggio.